Salve a tutti ragazzi, bentornati su Passione Modellismo. Oggi continuiamo la serie di Costruiamo la Lamborghini. Arriviamo a praticamente con questi quattro fascicoli arriviamo a 90, quindi 90-90 precisi. Praticamente poi ci rimangono gli ultimi 10 fascicoli, poi la Lamborghini è terminata, ormai siamo quasi al termine di questa serie. A proposito di serie ragazzi, voglio invitarvi a iscrivervi al canale per poter supportare questa serie fino alla fine e soprattutto supportare il canale. Per voi è gratis ragazzi, per me invece sono soddisfazione vedere crescere il canale. Ragazzuoli, dai, io direi di non perderci in chiacchiere. Andiamo, partiamo. Ovviamente sono i quattro fascicoli 87, 88, 89 e 90. Qui c'è un bello scatolone nel fascicolo 88. Credo proprio di aver capito di cosa si tratta, che è appunto quello che ci manca, ragazzi. Abbiamo il vano anteriore, quello che ci manca è il vano posteriore. Quindi penso proprio che qua dentro ci sia il vano posteriore. Non voglio anticiparvi nulla, però, ragazzi, chi sta seguendo la serie capisce da solo di cosa si può trattare. Ecco, di solito negli scatoloni ci sono le carrozzerie varie ed eventuali. Comunque, dai, partiamo subito dall'87 e andiamo, ragazzi, andiamo a scartare, a vedere questa barra rettangolare, non so proprio cosa sia, infatti ragazzi non vedo l'ora di scartarlo per scoprire di cosa si tratta. Quindi partiamo col fascicolo 87. Allora ragazzoli, eccoci con il fascicolo 87, questo è il suo contenuto. Allora ragazzi, dentro in questo involucro, che poi alla fine ce lo metterò in questo involucro, c'è il portellone posteriore, poi abbiamo cerniere, varie cerniere, insomma forse per il fissaggio del portellone. Ma non andremo a trattare questi componenti ora, quindi andiamo a continuare le varie fasi di montaggio del fascicolo 87. Allora ragazzi, in questa prima fase di montaggio ovviamente andiamo a recuperare il nostro frontale della Lamborghini, poi andiamo a recuperare la griglia anteriore e lo spoiler inferiore della parte frontale. Quindi andiamo ad inserire la griglia sullo spoiler. Ok, è molto semplice ragazzi, la griglia, vedete, aiutatevi molto con questo centraggio, ok, al centro, con questo foro al centro, perché appunto andrà a posizionarsi qui. Abbiamo 5 perni, abbiamo 5 fori, quindi capite benissimo che ovviamente facendo un po' di leva andiamo ad inserire tutti i perni nei suoi fori. Una volta centrato quello centrale, una volta comunque inserito quello centrale, vi trovate automaticamente nella posizione corretta gli altri perni. Quindi con un po' di pazienza adesso andiamo ad inserirli tutti e quattro. Fate attenzione con questa griglia ragazzi, perché è molto molto affilata, quindi soprattutto gli angoli sono molto molto taglienti, quindi bisogna prestare molta attenzione. Ok, qua l'abbiamo inserito, molto bene, poi vedete che poi prende anche la forma dello spoiler automaticamente. Ok ragazzi, ce l'ho fatta, ecco qua, la griglia inserita, vedete, con un po' di pazienza comunque ce la si fa, molto semplice. Andiamo a inserire prima il perno centrale, poi quelli laterali, in modo tale che comunque avete già più o meno la misura dello spoiler. E questo componente praticamente va messo sulla parte frontale in questa maniera. Ovviamente lo spoiler deve rimanere sulla parte alta, ok? Non sulla parte in basso. Quindi in questo modo. E va praticamente così, a pressione. Dovete basarvi un po' voi su quale lato andare a lavorare meglio. Comunque ragazzuoli, ci siamo, la griglia è stata montata. Anche il frontale sta cominciando a prendere forma. Però sto notando, però, cavoli, che però qua è più dentro e qua è più fuori. Ah, ora sì, ora è entrato. Vediamo se abbiamo mosso. No, non abbiamo mosso niente. Ora è entrato tutto alla perfezione. Molto bene. E la prima fase di montaggio l'abbiamo fatta. Allora ragazzi, come ultimo passaggio di montaggio del fascicolo 87 andiamo a recuperare non le due griglie. Volevo farvi notare sempre e volevo ricordarvi qual è la differenza tra la griglia, quella dove andrà montata sul gancino, quindi quella che si aprirà, e quella fissa. Quella fissa vedete che non presenta questo solco, quella fissa non ha nessun solco, vedete? Invece quella che andremo a montare adesso ha una specie di solchino, voi lo vedete meglio in telecamera perché la telecamera punta dall'alto, quindi riuscite a vederlo meglio. Quindi andiamo a montare questo pezzo. Questa fissa ancora il fascicolo non ci dice di montarla, quindi la andiamo a mettere via. E andiamo a montare invece questa. Questa è molto semplice ragazzi, una volta comunque trovata la sua posizione, vedete che comunque la griglia sembra non avere una sua forma, ma in realtà ha una sua forma, cioè la griglia, l'alloggio dove andranno posizionate le griglie, ha in realtà una sua forma. Quindi bisogna comunque rispettare le varie forme. Come per esempio questa qua che va a sinistra, ovviamente guardando frontalmente il pezzo. Allora, per montare questo pezzo va dentro a pressione, però questa linguetta qua è molto fragile ragazzi, quindi magari tenete un dito sotto come sto facendo io, andate a centrare il pezzo e
andiamo, ecco qua, ad inserirlo. Ecco qua ragazzi, una volta regolato il braccetto, bisogna regolare il braccetto, poi lo fate voi un po' ad occhio, in modo tale che quando andate ad aprire e chiudere, adesso si fa un po' più di fatica perché ovviamente l'ho regolato, quando andate ad aprire e chiudere, vedete, ritorna in posizione senza rimanere alzato, vedete? Non deve rimanere alzato, deve rimanere a filo del cofano, sia da un lato, sia dal lato sinistro e destro, che dal lato anteriore e posteriore. Comunque ragazzuoli, il fascicolo 87 spiega, insomma, finisce qui la spiegazione di montaggio, delle fasi di montaggio. Passiamo all'88, quindi andiamo a scoprire cosa c'è all'interno di quello scatolone. Ma anche se, ragazzi, vi ho già più o meno spoilerato quello che c'è all'interno. Eccoci ragazzi con il fascicolo 88 e questo è il suo contenuto. Ovviamente ragazzi, ora ve lo faccio vedere. Mi raccomando ragazzi, aprite la scatola, nonostante comunque all'interno della scatola ci sia una protezione in spugna, però comunque non utilizzate cutter quelli lunghi, ok? Non andate giù con la punta. Magari io utilizzo, vedete, un cutter di precisione per aprire queste scatole per paura di andare praticamente a rovinare quello che c'è all'interno, quindi usate magari un cutter anche voi di precisione, tanto costano davvero una cavolata. Ok, andiamo a tirare via la protezione e eccoci qua ragazzi, infatti questo è il vano posteriore della nostra Miura. Andiamo a tirarlo fuori per vederlo più dettagliatamente. Olè ragazzi, bellissimo, bellissimo. Guardate che bello, molto bello. Ovviamente in ferro. Molto bello, molto molto bello. Comunque ragazzi, all'interno del fascicolo 88 abbiamo la parte posteriore della carrozzeria, poi abbiamo le viti di tipo T e D. Però questa parte della carrozzeria ora ragazzi la mettiamo via perché non so perché la scelta abbia fatto questa cosa di non poter montare e seguire per filo e per segno i fascicoli. Però vabbè, non importa ragazzi, non importa. Mettiamo via questa parte della carrozzeria e andiamo a trattare di nuovo la parte anteriore della carrozzeria. Quindi non quella posteriore ma quella anteriore. Eccoci qua ragazzi, prima fase di montaggio del fascicolo 88. Andiamo a recuperare l'altra griglia, quindi quella del lato opposto che non abbiamo montato, e il suo fermino. Mi raccomando ragazzi, non perdete questo, perché se lo perdete è un casino, perché ve ne dà solo uno. Cioè all'interno del fascicolo c'è solamente questo, quindi se lo perdete, lo piegate, lo spezzate, è un casino. Per montare il fermo ragazzi sulla griglia è molto semplice. Tenete la posizione della griglia. Ora andiamo a montare la griglia, che comunque ha, come vi ho fatto notare nella griglia precedente che abbiamo montato, quella che si apre e si chiude, ha un bordino più alto, ok? Un bordino più alto, e dall'altro lato abbiamo una scoscesa nella parte inferiore. È molto semplice ragazzi, questo fermino va inserito così come lo vedete il pezzo, ok? Quindi dall'alto verso il basso. Quindi andiamo a centrare la parte, ovviamente con la linguetta più lunga va dove c'è il bordo dove si rialza. Quindi andiamo a inserire più centrali possibili, ok? Una parte e dall'altra, ovviamente aiutatevi con le unghie oppure usate una pinzettina. Questa linguetta fa da praticamente da molletta, da mollettina che andrà a fissarsi sulla carrozzeria, quindi andiamo a mettere. Ok ragazzi, dopo mille anni ce l'ho fatta a metterlo. Non è facile, non è facile, perché vabbè, adesso io qua non riuscirò mai a farvi insomma a mostrarvi come l'ho montato, però vedete, praticamente ci sono le linguettine, quelle fini, che devono stare sulla parte interna del cofano, e poi praticamente quelle gobbette che devono incastrarsi sulla parte superiore, in modo tale che poi si andrà a fissare. Insomma, studiateci un po' voi se la state costruendo ragazzi, studiateci un po' voi. Io comunque sto rispettando tutti i vari passaggi che Hachette dice sul fascicolo. Comunque ragazzuoli, abbiamo montato anche la griglia anteriore, ora possiamo dedicarci alle palpebre dei fari anteriori. Ok ragazzi, ci siamo, ecco qua le palpebre dei fari anteriori, quelle ovviamente superiori e quelle inferiori. Vabbè ragazzi, la differenza tra una e l'altro lo capite perché vedete i perni, uno presenta i perni più esterni e l'altro presenta i perni più interni. Lo vedete anche sulla carrozzeria, vedete perni più esterni e perni più interni, quindi lo capite da lì la posizione giusta. Allora, sul fascicolo dice praticamente che volendo si può smontare comunque il faro, però io vediamo se riesco a fare una cosa, voglio provare a montare prima quelle superiori e poi alzare il faro. Quindi con molta cautela andiamo a montare
Ok ragazzi, sicuramente vi avrò tagliato il video perché anche qui ho perso un sacco di tempo, ragazzi. Sì, vabbè, comunque l'effetto finale è questo e praticamente niente, è tutto a pressione, però bisogna stare lì con un po' di pazienza a inserire bene. Ovviamente c'è un lato sinistro e un lato destro, comunque lo vedete perché se non entra in uno non entra nell'altro, quindi lo capite benissimo. Bisogna avere un attimo di pazienza e cercare di inserire bene fino a che vanno a filo carrozzeria. Sì, va bene. Devo dire che comunque Hachette in questo caso poteva trovare un sistema diverso, ecco, magari avere una posizione dei fori di inserimento a pressione un po' più interna, che si avvicina di più al faro, e era più semplice. Comunque ragazzi, vedete, una volta che alzate sui fari, l'effetto è questo, molto bello, vedete? È molto figo. Fari bassi, fari alti. Ah, e comunque per la cronaca ragazzi, alla fine ho smontato la barra dei fari, perché ve lo consiglio ragazzi, vi è più comodo, smontate la barra dei fari perché è molto più comodo, riuscite a lavorare meglio, non avete l'ansia delle spinette qui che di rompere o tirare spinette mentre montate varie cose, quindi consigliato, vi consiglio di andare a smontare. Procediamo con la prossima fase di montaggio. Allora, come ultima fase di montaggio del fascicolo 88 ragazzi, andiamo a recuperare, ve lo ricordate, il telaio interno della parte anteriore. Ve lo ricordate questo pezzo che abbiamo montato negli ultimi episodi? Allora ragazzi, praticamente è un telaio che va montato all'interno del cofano appunto anteriore. Quindi io vado a posizionare il cofano su un tappetino, perché in questo caso vado a fare pressione, e praticamente va montato in questa maniera. Attenzione, in questa maniera. Andrà ad alloggiarsi, perché vedete che abbiamo dei fori, delle viti qui sulla parte superiore interna alle griglie, ed è qui che appunto andrà alloggiato. Andate a alloggiare insomma il telaio, ovviamente dalla parte dove appoggia, ok, sulla zona delle griglie, e voilà. Poi andiamo a recuperare due viti di tipo A, eccole qua, e andiamo a fissare il tutto. E ci siamo ragazzi, anche il telaio interno è montato. Il fascicolo 88 termina così ragazzi, andiamo a aprire il fascicolo 89 e vediamo cosa andremo a montare nel fascicolo 89. Sono proprio curioso di vedere se continueremo col frontale, ma non credo, perché in fin dei conti cos'è che manca sul frontale? Il portatarga e il logo quello anteriore. Non penso che manchi qualcos'altro. I ripari passavuota sono praticamente... forse sono coperti che andranno montati sul telaio e non sulla parte anteriore. Vabbè ragazzi, ci ragioniamo poi quando andiamo ad aprire il fascicolo 89. Quindi procediamo col fascicolo 89. Eccoci con il fascicolo 89 ragazzi, e questi sono i suoi componenti. Nel fascicolo 89 abbiamo i componenti della parte posteriore della carrozzeria, che però ragazzi vi voglio ricordare, infatti li ho lasciati nel sacchettino, insomma nelle varie loro bustine, proprio perché non andiamo a trattarli ora. Quindi andremo a trattare di nuovo la parte anteriore della carrozzeria. Comunque ovviamente abbiamo i LED del fanale posteriore sinistro, le paratie, ve le dico così al volo. Qui abbiamo, attenzione, la struttura del fanale sinistro, ovviamente la cromatura del fanale sinistro e le viti A e B, cose che andremo a trattare ragazzuoli più avanti, non so quando le andremo a trattare, ma ora torniamo sulla parte frontale della nostra Miura. Allora ragazzuoli, prima vi avevo praticamente detto che i passaruota andavano montati sul telaio, invece no, mi ha fregato ancora una volta, perché i passaruota andiamo a montarli esattamente sul frontale. Quindi andiamo ad invertire il frontale al contrario, ovviamente sempre tappetino, ecco qua, e praticamente questi qua sono i ripari passaruota. Allora adesso andiamo a spostare un attimo questi maledetti led, che poi devo capire anche dove andranno messi. No, lui proprio li sposta in questa maniera e faremo così anche uguale, perché danno abbastanza fastidio questi maledetti led. Andiamo a montare praticamente i ripari passaruota. E qui vengono chiamati passaruota anteriori, però sono ripari passaruota in realtà. Lavorando in carrozzeria qualcosa so. Comunque, praticamente va, questo qua va da un lato, quindi in questo modo. Andiamo a seguire bene le linee. Abbiamo una bordatura qua interna al frontale, quindi andiamo a seguire bene la bordatura sia da un lato che dall'altro. Ragazzi, ovviamente le posizioni sono riconoscibilissime, perché la parte del labbro, vedete, questa bordatura deve stare all'interno.
Ok ragazzi, adesso vado a inserire tutte le viti che sono di tipo A e sono 1, 2, 3 viti, quindi sono 6 viti di tipo A e poi andiamo a finire. Ora non so se andiamo a finire il frontale, perché a questo punto oramai non mi fido neanche più delle mie parole, insomma. Quindi andiamo a finire di montare i ripari passaruota anteriori e poi vediamo cosa c'è da fare. Ok, ci siamo ragazzi. Comunque volevo anticipare perché una volta fissate tutte e 6 le viti, automaticamente il riparo passa ruota si va a posizionare. Infatti adesso andiamo a vedere che non sborda più, va perfettamente a filo di questa parte esteriore della carrozzeria, della parte inferiore esteriore della carrozzeria, e anche qua va praticamente a posizionarsi praticamente da solo. Ok ragazzi, ci siamo, anche i ripari passa ruota li abbiamo montati. Devo dire che sta diventando più completa, molto molto più completa. E io spero che tutte queste componenti che ci stanno facendo montare, ragazzi, non andranno poi a complicarci il montaggio di altre cose. Vabbè, poi lo scopriremo dopo. Dai, passiamo alla prossima fase del fascicolo 89 e penso che proprio che sia l'ultima. E infatti andiamo a recuperare una delle ruote che abbiamo tralasciato da parte. Infatti come ultima fase di montaggio del fascicolo 89, ragazzi, praticamente dobbiamo andare a montare lo pneumatico sul cerchio, una cosa che abbiamo visto e strarivisto. Comunque ragazzi, va bene, andiamo a montare il cerchio sullo pneumatico. Ok, ci siamo. Io ho preso quest'altra per vedere la direzione dello pneumatico, però a quanto pare sono tutti uguali i pneumatici, quindi forse non c'è nemmeno una direzione. Inserire tutto bene. Ok, ci siamo. Ci siamo. Ok ragazzuoli, niente, il fascicolo 89 praticamente termina così, con lo pneumatico montato, ripari passaruota, varie palpebre dei fari, griglia sull'anteriore. Penso che per il momento l'anteriore termina così, non penso che ci sia altro da montare sul frontale. Comunque ragazzuoli, dai, passiamo al fascicolo 90 e ultimo fascicolo di questo episodio. Ecco qui il fascicolo numero 90 e ultimo fascicolo di questo episodio, e questi sono i suoi componenti. Allora ragazzi, i componenti praticamente sono gli stessi del fascicolo 89, quindi sono i fari posteriori, quindi c'è la parte, insomma, la scatola, il scatolato del faro, le cromature. Quello che si può aggiungere però sono questi due componenti, che sono praticamente le luci targa, ma sono componenti che andremo a vedere più avanti, perché non in questo episodio, perché andremo a trattare altro. E va bene ragazzi, io vado a mettere via questi componenti e vado a recuperare i componenti che servono per la prima fase di montaggio del fascicolo 90. Eccoci ragazzi con la prima fase di montaggio del fascicolo 90 e unica fase di montaggio del fascicolo 90, ragazzi, perché andremo a montare praticamente il portellone del bagagliaio sul posteriore. Vabbè, comunque finalmente andremo a trattare un po' qualcosa anche sul posteriore. Tra l'altro bellissimo ragazzi, i componenti sono fatti davvero belli, le linee sono davvero fatti proprio bene, poi sono in ferro, sono davvero davvero fatti bene, sono proprio belli, non vedo l'ora di vedere finito la Miura, chissà quanto peserà la Miura una volta terminata, poi andremo a scoprirlo, lo andrò a mettere anche sulla bilancia, voglio scoprire quanto pesa questo modellino una volta terminato. Comunque ragazzi, poi ho anche una sorpresa per voi per quanto riguarda la fine di questa serie, anche perché è la serie che praticamente ha generato passione modellismo in questo canale YouTube. Comunque dai, cominciamo il montaggio. Allora, per iniziare, insomma, il montaggio serve ovviamente il portellone, cioè insomma il bagagliaio, le viti di tipo T, le cerniere che abbiamo recuperato nel fascicolo dove c'era all'interno il portellone, e questi componenti che servono per andare a fissare appunto queste cerniere a ferro di cavallo. Iniziamo col montaggio. Allora, recuperiamo il nostro magico tappetino, andiamo a invertire al contrario il nostro posteriore e andiamo praticamente a studiare le varie cerniere. Ora, studiando le cerniere, questa con i perni, vedete, cioè da un lato vedete ci sono quella con i due perni che andrà a fissarsi sul bagagliaio, ok? Infatti vedete, abbiamo addirittura anche la stina per tenere aperto il bagagliaio e tenerlo chiuso. Vedete che qua abbiamo praticamente i fori fatti in questo modo. Dovrebbero essere uguali, non hanno una posizione sinistra-destra. No, invece sì, hanno una posizione sinistra-destra, quindi perno, vedete, verso l'esterno, quindi una e una, due. Ok, in questa maniera. E le cerniere a ferro di cavallo vanno montate sul bagagliaio. Per quanto riguarda invece queste, ragazzi, sono praticamente i fermi che andranno a fermare il perno in questa posizione sul posteriore.
quindi ovviamente ragazzi non è che c'è tanto da capire o da seguire il fascicolo, va a intuito, vedete? Questo è praticamente un sistema con questa linguetta che va a chiudere il perno e fa sì che possa scorrere all'interno questo perno per, insomma, simulare l'apertura e la chiusura del vano. Allora, nel fascicolo dice praticamente di non andare a montare le cerniere a ferro di cavallo sul bagagliaio, ma di andare a montare le cerniere prima, insomma, di andare a posizionare le cerniere prima sul posteriore. Va bene, quindi andremo a fare, come ci dice, ovviamente il perno. Cominciamo a posizionare così, vi mostro più o meno come vanno. Vanno esattamente così, vedete ragazzi? Cioè è capibile come cosa, eh? Il perno deve rimanere verso l'interno, in questo caso, come verso l'esterno per il vano. Posizioniamo le cerniere e andiamo a fissarle con i suoi fermi, in questo caso il primo e il secondo. Perni fissati, ci ballano un po' dentro i perni, però voilà. Però vedete, abbiamo il sistema di chiusura e apertura. Boh, devo dire che comunque tendono a salire, cioè tendono più a scendere che a salire, però va bene, non importa. Praticamente dobbiamo andare a fissare il nostro vano. Andiamo a posizionare il vano nella sua posizione. Ok. Andiamo a mettere praticamente due nastri sulla carrozzeria, in modo tale da fissare il nostro vano, in modo tale da non farlo più aprire, e andare a fissare con più precisione anche il vano. Quindi andiamo a rinvertire, voilà, ok, vedete infatti adesso che rimane fermo, di dov'è? Andiamo a chiudere le cerniere e andiamo a posizionarle. Ok ragazzi, invece poi per andare a fissare, insomma, il vano sul posteriore, le viti vanno quelle di tipo D di Domodossola. Andiamo a recuperare due viti di tipo D e voilà, e anche questo è montato. Andiamo ad invertire, togliamo i nastri. Vi consiglio più il nastro carta, ragazzi. Il nastro carta va benissimo su componenti così verniciate, perché non lascerà la colla prima di tutto e non rovinerà il componente. Comunque ragazzi, una volta fissato abbiamo, ecco qua, il bagagliaio. Altrimenti, tra l'altro, si blocca anche da solo, fighissimo, fighissimo. Guardate qua, track, rimane praticamente bloccato. Ecco qua, tac, chiuso e tac, aperto. Bellissimo. E abbiamo il vano posteriore completato. Ragazzi, anche questo episodio finisce così. Voglio ringraziarvi per aver seguito tutto il video, se l'avete seguito tutto il video, ragazzi, perché guarda che io vedo anche quelli che non seguono in realtà tutto il video, lo vedo. E niente ragazzuoli, mi raccomando, iscrivetevi al canale per supportare questa serie e soprattutto il canale. Lasciate un bel pollicione, ragazzi, è molto importante il pollicione. E condividete il video con altri appassionati, e soprattutto che magari, per chi magari ha bisogno un piccolo tutorial o un piccolo aiuto come quello che posso dare io nel montaggio di questa Lamborghini Miura, questa fantastica Lamborghini Miura, che potete trovare ancora e attivare l'abbonamento sul sito Hachette. E se siete appassionati di Lamborghini ve lo consiglio, ragazzi, perché è davvero molto molto bello. Ovviamente bisogna avere pazienza per l'arrivo di tutti i fascicoli. Comunque ragazzuoli, noi ci vediamo nel prossimo video e ciao belli.